Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Ma per iniziare appunto come già ho fatto il video di ieri andavo proprio ad inviare la richiesta a ben 3 persone che hanno appunto trovato la parola nascosta nel video di ieri. La parola nascosta nel video di ieri era esattamente hashtag stagione 5. Quindi appunto complimenti a loro che hanno visto il video all'inizio alla fine l'hanno trovata. E mi dispiace per tutti quelli che hanno sbagliato a scrivere, perché molti voi hanno scritto hashtag ricompensa, che appunto non c'entrava niente, non era appunto nascosta nel video di ieri questa parola. Infatti vi consiglio sempre di guardare il video all'inizio alla fine e trovarla proprio voi la parola, perché molte persone possono anche sbagliare e fanno sbagliare di conseguenza anche a voi. Infatti come è successo esattamente ieri, che uno ha scritto hashtag ricompensa e molti loro hanno scritto di conseguenza anche loro hashtag ricompensa. Quindi complimenti a loro che hanno visto il video all'inizio alla fine, hanno trovato loro proprio la parola nascosta. Infatti avevate inviare la richiesta a ben 3 persone che l'hanno fatto e l'hanno scritto ovviamente all'interno dei commenti. La prima richiesta la vado ad inviare esattamente a Pietro Marelli, quindi complimenti a te, dovresti essere esattamente questo, quindi ti aggiungo agli amici. E adesso invece passiamo alla prossima. La seconda richiesta la invio esattamente a Magic Prime, quindi eccolo qui, aggiungiamolo agli amici. Infine inviamo l'ultimissima richiesta di appunto una persona che ha trovato la parola nascosta nel video di ieri. Ultima richiesta la invio esattamente a Epico Massimo, quindi complimenti anche a te, ti aggiungo agli amici. E ecco qui le richieste mandate, quindi mi raccomando guardate anche questo video all'inizio alla fine, trovate la parola nascosta e scrivetela appunto qui sotto i commenti se volete la mia amicizia. Bene a tutti in questo nuovo video, bene se volete ben voleggiare il titolo, in questo video andrò proprio a parlare di una possibile nuova mappa nella stagione 5 di Fortnite e soprattutto andrò a parlare ovviamente dell'evento di Galactus, visto che appunto nella giornata di ieri ha avuto tantissimi spoiler, tantissimi leaks e ovviamente sono accadute tantissime cose all'interno della mappa riguardanti gli spostamenti di Galactus. Infatti adesso è possibile visualizzare Galactus all'interno della mappa, perché come ben sapete l'altro giorno si è attivato proprio il countdown dell'evento, di conseguenza appunto l'evento in cui Galactus deve apparire sempre di più all'interno della mappa appunto si sta attivando sempre di più e sta andando sempre più avanti. Però prima di incominciare come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e le live o lo skin a passo a taglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici e mi fate anche a loro appunto tutte queste novità inerenti alla nuova mappa, la nuova possibile mappa in arrivo nella prossima stagione e soprattutto tutti gli spostamenti che sta facendo e farà ovviamente nei prossimi giorni Galactus. Quindi partiamo subito, perché come ho detto prima ieri sono accadute tantissime cose sia all'interno della mappa e tantissime cose appunto sono accadute sul profilo ufficiale di Fortnite. Infatti appunto Fortnite sia sul suo profilo ufficiale sia all'interno del gioco ci ha però spoilerato tantissime cose. Infatti andando per ordine appunto ieri pomeriggio Fortnite esattamente nelle notizie appunto nelle feed delle notizie, oltre a questa notizia di Galactus sta arrivando il divoratore di mondi bramoso per il punto zero, il divoratore di mondi arriva a martedì 1 dicembre alle 22 ore italiana. Altre informazioni appunto su questo sito, su questo evento, il divoratore dei mondi. Praticamente Fortnite dove ho messo questa notizia aggiornata qui nella sezione notizie, appunto nelle feed delle news ha aggiunto proprio questa frase che adesso vi vado a dire. Infatti questa frase dice esattamente: sai come guidare il battle bus giusto? Questa cosa che Fortnite ha scritto ci fa proprio capire che probabilmente durante l'evento in un modo o in un altro dovremo guidare il bus della battaglia. E probabilmente è quello che ha fatto Iron Man. Questa è una notizia molto molto importante, perché ci va proprio a spiegare cosa potrebbe accadere nell'evento. Magari potremmo usare questo nuovo Batbus, questo Batbus che dovremmo guidare proprio per andare a una nuova mappa, visto che questa mappa sarà totalmente distrutta da Galactus. A parer mio succederà esattamente questo, ma questa cosa la stanno dicendo tantissime persone. Infatti appunto dopo aver fatto uscire questa notizia Fortnite ha scritto esattamente: possiamo salvare l'isola se lavoriamo insieme. Questa la nostra ultima possibilità, ovviamente con la schermata di Tony Stark, riferendosi che se lavoriamo insieme potremmo salvare l'isola e appunto questa è la nostra ultima possibilità per salvarla. Quindi molto molto bella
probabilmente, o appunto con questo piano che ha ideato Tony Stark, riusciremo appunto a contrastare Galactus e salvare l'isola, o altrimenti appunto tramite il Battlebus, che è sempre ingegnato Tony Stark, appunto riusciremo a scappare e a salvarci da Galactus mentre la mappa sarà distrutta e andremo direttamente a una nuova mappa. Come ben sapete, l'evento finale sarà esattamente il giorno stesso della season, quindi probabilmente dopo l'evento avremo o un periodo di inattività fino al mattino dopo, oppure subito dopo sarà la stagione. Infatti appunto a quest'ultima cosa che vi ho detto, appunto possiamo salvare l'isola se lavoriamo insieme, questa è la nostra ultima possibilità. Il profilo ufficiale di Iron Man ha proprio risposto a Fortnite. Infatti ha proprio risposto al tweet di Fortnite, a questo tweet che vi ho appena detto, e ha risposto esattamente in questo modo: è tempo di giocare, incontriamoci sul bus, è ora di mettere in atto questo piano. Quindi probabilmente Tony Stark, che è appunto il supereroe protagonista di questa stagione, indubbiamente lui che sta appunto cercando di contrastare Galactus, ovviamente con l'aiuto degli altri supereroi, appunto ideato il piano dove appunto o riusciremo a sconfiggere Galactus o dovremmo scappare dalla mappa tramite il suo bus. Adesso questa invece è la questione Galactus. Infatti appunto, come ben sapete, Galactus ogni singolo giorno, man mano che il timer diminuisce sempre di più, sta continuando ad apparire sempre di più all'interno della mappa e soprattutto sempre di più all'interno di questo tavolo delle sfide. Infatti guardate lì, praticamente Galactus già sta iniziando a comparire, se vedete praticamente tutto quanto, quasi tutto quanto il suo elmo, e molto molto probabilmente domani, penso sempre alle 16 o alle 15, dovrebbe di nuovo cambiare e diventare ancora più grande, sempre sul tavolo delle sfide. In contemporanea che appunto si aggiorna sul tavolo delle sfide, anche all'interno della mappa Galactus sta facendo un sacco di cambiamenti. Infatti adesso appunto ci dirigiamo proprio all'interno del game e vi faccio appunto dove è comparso Galactus nella mappa e appunto quanto dovrebbe essere grande, perché già si può capire quando appunto sarà grande e immenso Galactus rispetto alla mappa. Eccoci qui, arrivati all'interno della mappa di Fortnite. Come ben sapete, e appunto Galactus sta apparendo sempre di più, ovviamente anche all'interno della mappa, come già detto prima. Infatti esattamente ieri Galactus si è proprio spostato, e infatti guardate qui, praticamente sta emergendo dall'acqua. Infatti se vediamo verso il largo, possiamo proprio vedere un pezzo del suo elmo, anzi ben due pezzi del suo elmo, infatti la parte di destra e la parte di sinistra delle sue corna. Quindi davvero una cosa incredibile, possiamo vedere appunto Galactus quanto, ma davvero quanto è grande solamente il suo elmo. E appunto man mano che passa in giorni, come già detto prima, Galactus aumenterà, cioè appunto si alzerà sempre di più all'interno dell'acqua e apparirà sempre di più al largo della mappa, e ovviamente poi durante l'evento probabilmente si avvicinerà sempre di più. Quindi fra quando rimane aggiornate all'interno del canale, ricordo, e se volete vedere i cambiamenti che sta facendo Galactus, basta semplicemente vedere verso il largo della mappa, poi qui nella modalità replay si può vedere davvero benissimo, ed ecco lì Galactus. Ma cosa più assurda è che possiamo già vedere in anteprima come sarà appunto una parte di Galactus. Infatti praticamente c'è questo glitch che ho provato a fare anch'io, però senza risultati, cioè quasi senza risultati. Appunto questo glitch consiste proprio di andare sotto la mappa in modalità replay, e una volta siamo andati sotto la mappa in modalità replay si può benissimo vedere in lontananza Galactus, quindi possiamo già vederlo in anteprima. Io ovviamente vi terrò aggiornati ogni singolo giorno anche come cambierà sul tavolo delle sfide, perché ormai manca sempre almeno all'evento finale. Fatemi sapere cosa pensate di questa possibile nuova mappa che vedremo nella stagione 5, che appunto Iron Man potrebbe salvarci totalmente dall'evento di Galactus e portarci tramite il bus della battaglia direttamente in un'altra mappa magari più lontano da qui. E appunto fai sapere cosa ne pensate, se voi vorreste una nuova mappa nella prossima stagione, oppure vorreste che questa rimanesse, o altrimenti volete il ritorno della vecchia mappa. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e le live con lo skin battaglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici, ma vedrà anche a loro appunto tutti gli spostamenti che sta facendo Galactus e questa nuova possibile mappa in arrivo all'interno della stagione 5. Noi ci vediamo un prossimo video, alla prossima live.